Batman Forever. I tuoi giochetti finiscono stanotte. Batman, uno dei supereroi a fumetti più cazzuti della storia. Un composto milionario che ha visto morire genitori, si è messo un costume da pipistrello ed ha iniziato a pestare i cattivoni. Un concetto tanto semplice quanto efficace. Talmente efficace che dal 1939 ad oggi non ce ne siamo ancora stufati. Continuano a tutto vapore le produzioni di testate fumettistiche, serie animate leggendarie, serie TV, spin-off, film, alcuni favolosi, altri un po' meno. Oh sì! E potete prendere quei pollici verso il basso e ficcarli dritto su per il culo. E ovviamente videogiochi. Guardando indietro, l'uomo pipistrello è sempre stato abbastanza fortunato nel settore videoludico. Uno dei più grandi e belli titoli per il NES è proprio Batman, con livelli pieni d'azione, controlli spettacolari ed una grafica che strizza la potenzialità del NES al massimo. Arrivando fino all'attuale serie di titoli Arkham, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Sì, insomma, in termini videoludici Batman se l'è sempre cavata abbastanza bene. Ma secondo voi dove starà nella classifica il gioco con i Batcapezzoli sopra la tuta? Scopriamolo. Io che l'ho anche comprato scatolato. Possiamo scegliere se giocare come Batman o come Robin, se preferite. Nel caso siate dei completi squilibrati mentali, chi cazzo vorrebbe pestare i criminali vestito come un totale idiota? Il design del film non era malaccio, diciamo, ma qui hanno usato il costume comprato al Conad. Non aiuta il fatto che abbiano usato un adulto di mezza età con la panzetta per interpretare Boy Wonder. Boy Wonder, ragazzo meraviglia. Questo tipo lavora da 25 anni e ha due ipoteche sulla casa. E noi dobbiamo guardarlo mentre guida verso il luogo del crimine? Perché fermarsi lì? Guardiamolo da quando ha fatto colazione. No, da quando si è svegliato. Idea migliore, guardiamolo da quando gli hanno pistolettato i genitori. Già lo odio. Lo stile grafico è pesantemente ispirato dal Mortal Kombat, per non chiamarlo un plagio. Anzi, sono quasi sicuro che abbiano copiato alcuni movimenti fotogramma per fotogramma. Ed hanno dato a Batman questa animazione inattiva da marinaio ubriaco dei cartoni animati. In guardia ti dico! Oh, stavolta te le suono, vecchio marrano! In guardia ti dico! I nemici sono questi cattivoni generici a cui cambiano il colore delle tasche all'occorrenza. E dato lo stile da fighting game, quando ingaggiamo in una scazzottata, in alto a sinistra spunterà la loro barra della salute, con il nome. Mad Paul, Mad Pete, Freak, Paranoid, Paolo il Matto, Pietro il Matto, Ettore il Paranoico. Non pensate siano soprannomi un pochino generici? Per un istituto psichiatrico è come se in un McDonald's i soprannomi dei dipendenti fossero Mario il Paninaro, Giorgia la Paninara, Damiano Doppio Bacon. La grafica è un po' ridicola nello stile, ma la qualità è abbastanza alta, soprattutto vista attraverso un tubo catodico. Se solo grandi pezzi di suddetta grafica non mi stessero davanti ai coglioni! Scusi? Scusi? Permesso, scusate, vorrei vedere cosa cazzo sto facendo! I controlli sono veramente atroci. Hanno lo schema di un fighting game, con le combo, gli attacchi alti, i bassi, il proteggersi, ma in quel contesto funzionano. Saltare con il tasto su in un gioco a scorrimento orizzontale è come giocare a bowling con una stecca da biliardo, perché sul tavolo ha funzionato tanto bene. E ora? Che si fa? Allora, non so se avete visto, ma lassù c'è un buco nel soffitto a cui aggrapparsi con il rampino. E come si attiva il rampino su un controller con 7 tasti oltre il D-pad? Con Select!
Select dovrebbe essere usato solo ed esclusivamente per i menu. Perché su tutti questi tasti sul controller vi siete andati proprio ad incastrare su Select? Chi ha fatto questa scelta è lo stesso figlio di puttana che con un bagno pubblico vuoto sceglie l'orinatoio proprio accanto al mio. Ma Select ve lo fa sparare in diagonale. Dovrete premere Select e su in una maniera molto specifica per farlo funzionare. E una volta che siete su e volete scendere, non so che dirvi. A volte scende con facilità, altre non scende proprio, e Batman si limita a cagare prepotentemente sul pavimento. Le combo non vengono mai registrate, e quando c'è più di un nemico a schermo diventa difficile dare un ritmo alla scazzottata. Il tutto si riduce ad una gara a chi tira più pugni più velocemente. Ecco, stavolta ci sono, qui mi sono davvero bloccato. Come cazzo si va avanti? Quindi, ho pestato tutti questi cazzoni, ho pestato tutte le porte, sono riuscito, non so come, a scendere per controllare che non mi fossi dimenticato niente. Ho pestato questa cassaforte più di chi aspetta di arrivare alla cassa per scegliere cosa ordinare al McDonald's. Sì, lo so, oggi sto pensando tanto al McDonald's. Non chiedetemi perché. Forse sono incinta. No, ascoltate, io mi arrendo. È il momento di fare un salto nel 21° secolo e cercare un bel walkthrough. No. No, 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 non è possibile. No. No, 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 no. Cazzo, porca puttana! Ho sprecato un'ora della mia vita. Ho girato come uno stronzo nei tubi. Ho dato talmente tanti calci, schiaffi e cazzotti ad ogni porta, parete, muro del gioco da essermi distrutto le nocche, da essermi distrutto i legamenti, da aver finito la cartilagine nelle ginocchia. E poi bastava avvicinarsi al lucchetto e tirare un calcio con nonchalance dal pixel giusto. E no, non è un bug, ma un viziaccio dei level designers. Una volta entrati nella loro mentalità perversa, dopo ore e ore di panico e di isteria, inizieremo a lanciare il rampino ovunque e prima o poi si attaccherà qualcosa e potrete procedere. Cerchiamo di cambiare argomento. La musica. Non penso che tradirà le aspettative, perché non penso ci siano aspettative. A volte d'ambiente è abbastanza moderata, altre volte invece... Cristo, sembra la prima canzoncina di un bimbo che ha ricevuto la pianola a buon tempi alla mattina di Natale. Ed è un peccato perché il Super Nintendo ha anche un bel chip audio. Oh, scusate. Questo deve essere il menu di pausa più triste della storia. Senza esagerare. Non c'è una scritta, non c'è un menu, non interrompono neanche la musica. Non sto esagerando, questo è il menu di pausa più deprimente della storia videoludica. Ah, scommetto che quello non l'hanno neanche registrato, l'hanno ritagliato direttamente dal poster di Dick Tracy. Quando sei un cattivo troppo ridicolo per essere credibile in Batman Forever, sai di aver toccato il fondo. Oh, no, scusate, mi rimangio tutto, scusami. Hai il peto incendiario. Come posso criticarlo? Hai visto come l'ho tirato di sotto? Sei un grande! Quello che ho appena visto è un wrestler messicano trasformare il cazzo di Batman in macinato da sugo con una motosega. No, in tutto il cervello non ho neanche una reazione per questa evenienza. Cosa fare? Vabbè, mi piscio addosso. Ma che cazzo?
E c'è anche una modalità multiplayer per giocare in due contemporaneamente, uno come Batman e uno come Robin, che per il 1995 era tecnicamente incredibile. Ma ascoltate un mio consiglio. Se avete un amico disposto a passare il suo pomeriggio libero per venire a casa vostra e giocare a Batman Forever in due giocatori sul Super Nintendo, per poi farlo giocare come Robin, tenetevelo stretto. Perché è davvero un vero amico. Se lo proponeste a me, vi darei uno schiaffo dall'alto delle nocche, vi darei fuoco alle tende di casa, vi cagherei sul tavolo di cucina, per poi chiudere la porta alle mie spalle e non tornare mai più. Ma quello che mi fa forse più incazzare è il non potermi davvero incazzare. Cioè, intendo, è il videogioco di Batman Forever. Cosa cazzo ti aspettavi? Ma questa non è una buona scusa per non dargli un assaggio della sua stessa medicina. Lost the wheel and the Joker got away. Crashing through the roof in a one-horse open tree, busting out I go, laughing all the way.